Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 5 dicembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Su il mattino, giù il pomeriggio. Umore mutevole quest'oggi, e non perché voi lo siate, tutt'altro, come tutti i segni che abitano il cuore della stagione quando il clima non subisce grosse variazioni avete un carattere piuttosto deciso e ostinato che non cambia idea facilmente. Sono gli eventi casomai a cambiare attorno a voi, a cominciare dalla posizione della Luna che di mattina vi sorride con un trigono di fuoco, coinvolgendo anche il Sole, Venere e Mercurio, mentre nel pomeriggio in combutta con Urano vi bastona con una quadratura. Lunedì perfetta per regalarvi una scarpinata o se c'è neve anche una ciaspolata insieme ai vostri ragazzi o assistere a uno spettacolo costoso ma imperdibile, oppure il concerto del vostro gruppo preferito. Peccato che nel pomeriggio i vostri programmi subiscano irritanti variazioni, qualcosa viene rinviato o addirittura annullato da cause indipendenti dalla vostra volontà. Non resta che pigliar vela con il cielo e con i suoi potenti emissari. L'uomo propone, Dio dispone sentenza un proverbio e dando retta ai filosofi antichi, uno per tutti Abelardo, che tra le mani divine ponevano i simboli dei pianeti come strumenti del destino, lasciate fare al caso con le sue imperscrutabili ragioni. Negazione di quanto si desidera e di quanto si è chiesto, o perlomeno la riuscita di ciò che si desidera passerà attraverso prove difficili. Molti sono gli errori di valutazione commessi o che si commetteranno. Risposta negativa. I single vivranno ancora una profonda solitudine. Inciampate sempre negli stessi errori. Non state con il fiato sul collo di una persona che è molto più distante di ciò che pensate. La persona che oggi si mostra particolarmente interessata a voi sappiate che non è molto sincera, e soprattutto se siete nati di Marte, mercoledì e sabato dalle 12 alle 19 fate ben attenzione alle lusinghe. Ottime opportunità di risolvere piccoli problemi finanziari, magari con qualche piccola attività extra. Evitate però prestiti o anticipi. Non avete idea di quanto sia grande il mondo, cosa aspettate a concedervi una pausa e a cercare di vederlo? I nati di lunedì tra le 8 e le 19 potrebbero affrontare dei colloqui di lavoro che avranno i loro frutti. Per i nati di venerdì tra le 11 e le 16 invece potrebbero vedersi scivolare sotto gli occhi le occasioni giuste. Giorno poco adatto ai cambiamenti. Cerca di tenere stretto quello che hai. Possibilità di avanzamenti della professione per i nati di sabato e giovedì. Mostratevi più convinti in quello che fate. Troppo tempo a cellulare vi faranno perdere il gusto della vita e creeranno un certo disordine facendovi perdere il gusto dei contatti diretti con le persone. Molte buone cose vi sono passate davanti e non ne avete approfittato, ora è il momento di cambiare punto di vista e valutare diversamente le cose. Nuove conoscenze. Un viaggio o notizie da lontano all'improvviso. Segreti ti intrigheranno. Sarai attratto da una persona diversa da te. Il vostro fascino e lo slancio vitale saranno le carte vincenti. Magari un regalo, oltre che un grazie, potrebbe essere un buon modo per far avere all'altro la giusta proporzione dei vostri sentimenti di gratitudine. Il lavoro in questa giornata potrebbe rendervi le cose più facili, in quanto non avrete molto da fare e potrete a fine giornata riposarvi e godervi un po' in santa pace la vostra casa o il vostro partner. Un briciolo di fortuna in più vi accompagnerà anche nelle iniziative di lavoro. Nuovo giorno di dicembre che mostra buoni auspici sotto tutti i punti di vista. Illuminare maschile, il Sole, in Sagittario, segno vostro amico nella ruota dello zodiaco, vi rende entusiasti e capaci di dare il vostro contributo in ogni contesto e occasione vi sia richiesto. Con la consueta capacità di non risparmiarvi arrivate alle mete che voi desiderate. Super la mattinata, all'insegna del movimento e dell'allegria. Se avete intenzione di fare una gita partite di buon'ora, magari a pestare la prima neve, oppure verso un paesino di montagna, dove ogni anno si tengono mercatini di Natale. Tutta roba artigianale fatta in casa, bella da regalare e piacevole da comprare, visti i prezzi contenuti. Non così esaltante il pomeriggio, il pranzetto godurioso in baita vi si piazza sullo stomaco,
colpa della luna troppo golosa passata in Toro, che vi ha fatto esagerare con le porzioni. E così fino a sera vi sentirete gonfi e di malumore. E a rincarare la dose la prospettiva che domani sarà di nuovo lunedì. Amore ed Eros. Il tempo libero lo dedicate ai vostri figli, specie se da separati li avete in custodia solo due volte al mese. Qualche difficoltà solo per chi anche di lunedì ha impegni di lavoro. Problematico, soprattutto per perfezionisti del vostro calibro, tesi a dare il massimo in ogni ambito. Frizioni con la suocera che anche nel weekend si presenta a casa vostra con la scusa di portarvi una ciotola di tiramisù. Effetto contrario, non solo non vi tira su, ma vi tira giù. Soprattutto l'umore. Il vostro ascendente sarà molto forte sulla persona che amate. Vi aspettano momenti intensi e meravigliosi da vivere insieme che vi faranno dimenticare che esiste un mondo lì fuori. Godeteveli a pieno. Generosità e slancio di conquista non vi fanno difetto oggi in amore, specie se siete ancora alla ricerca della vostra metà ideale. Vi giocherete queste straordinarie qualità con il consueto calore leonino che tanti consensi vi fa guadagnare. Ma quale è il segno che si incastra secondo la logica zodiacale di più con il vostro, nella dialettica degli opposti che tendono ad attrarsi? Ma senz'altro il versatile, flessibile, artistico segno dell'acquario, complementare al creativo e spettacolare leone. Con questo segno contrapposto al vostro a 180 gradi sulla ruota dello zodiaco riuscite a ritrovare la metà della mela e a sentirvi completi sul piano fisico e mentale. Lavoro e denaro? Impegnati anche questa lunedì, festiva per molti, perché no? Soprattutto se avete un'attività in proprio più redditizia nel weekend o un progetto importante da portare avanti per condurlo rapidamente alla rampa di lancio. La creatività non bada al calendario e tantomeno gli impegni professionali ad alto livello. Lasciate un po' decantare le acque, se volete vederci veramente chiaro su cosa sta accadendo che vi turba. Nel frattempo, iniziate a sfogliare l'agenda mettendo nel mirino qualche giorno di meritato riposo. Un vigoroso sole vi dà la forza decisionale per proporre nel modo più giusto e convincente le vostre iniziative in campo professionale, se svolgete un'attività di tipo autonomo e dunque di lunedì lavorate. Benessere. Se soffrite di patologie allergiche o autoimmuni oggi i sintomi potrebbero ripresentarsi all'improvviso, magari brevemente ma sufficienti a farvi cambiare repentinamente programma o almeno a rendervi nervosi. Chi la sopporta una mattinata sulla neve o una serata al cinema o in sala da ballo con un feroce mal di testa? Inutile farsi dei film mentali su sintomi e ipotetiche diagnosi, la più probabile è che questa settimana così impegnativa vi ha stancati più del consueto e il vostro corpo non è ancora sazio del riposo del weekend, reclama supplementi. Tranquillizzatelo, solo tre giorni di lavoro e potrà riposare a suo piacimento. Un grazie alla Madonna Immacolata. Fate molta attenzione, soprattutto se siete alle prese con lavori particolarmente impegnativi o pericolosi. Tenete sotto controllo il nervosismo e occhio alle distrazioni che possono procurare danni. Per lei, le dispute tra voi e mammina, o la suocera, sono sempre scatenate dai vostri ragazzi e dalla diversa visuale riguardo l'educazione e le tappe evolutive. E no, a suo tempo sono state loro a decidere, ma ora il testimone è passato a voi, e alla vostra dolce metà, e non si tocca. Per lui, nulla vi fa imbestialire più degli sos del vostro capo che guarda caso capitano sempre nel weekend, quando siete impegnati in una bella escursione. Stavolta però mangiate la foglia e spegnete il cellulare fingendo di non avere campo. Colore delle emozioni, mirtillo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.